Io sono Gabriele Fiorentino, sono un agente, un booking agent, con un'esperienza straordinaria di oltre 15 anni di carriera, con da prima gli Alma Megrette, 99 Poste, che forse tutti quanti conosciamo, oggi con in O'Brien, con il management e il dolore post-operatorio. Faccio il booking agent e sono stato tour manager per molti anni prima di diventare booking agent. Cosa che a ognuno di voi, nel caso vogliate incominciare questa carriera, consiglio perché si capiscono molte cose in più, partendo prima dai palchi e poi iniziando a vendere i concerti. Il seminario si sviluppa su un'idea di quello che possa essere la creazione di una booking agency e della maniera migliore per fare il tour manager in giro con le band. Come vi dicevo, suggerirei a chiunque voglia imparare a intraprendere questa professione di partire dai palchi, dove si capiscono un milione di cose in più. Poi la vendita è una cosa che viene da sé dopo e che è determinata molto anche dai gruppi e dalla qualità che i gruppi hanno. Però le considerazioni migliori che posso fare è che partire dai palchi è la cosa che vi aiuta di più perché vi confrontate immediatamente negli ambienti dove poi andrete a discutere con coloro che compreranno da voi quando sarete booking agency. E perché c'è la possibilità di ottimizzare, di comprendere perfettamente le richieste che i promoter fanno, che in molti dei casi sembrerebbero allucinanti per noi, ma che invece vanno concepite, perché organizzare un evento, organizzare un concerto è uno sforzo non indifferente per chi lo organizza. E questo vi aiuta anche successivamente in una fase di vendita, comprendendo quelle che sono poi le reali necessità di un promoter piuttosto che della band di cui si fanno le veci, come si suol dire. Generalmente, quando si inizia il lavoro di booking agency, al di là dell'ideazione di una struttura e quindi tutto quello che è l'assemblare una struttura attraverso una costituzione di qualcosa, si tende generalmente a prendere a dare un colore, un'identità in particolare all'agenzia. Per esempio, in passato, quando io sono stato fondatore della 99, che è stata l'agenzia dei 99 Poste, e poi di Aria Live, e sono state due agenzie che si sono caratterizzate per il fatto che hanno seguito uno scenario preciso di gruppi. Con la 99 chiaramente era un'agenzia politica, per modo di dire. Insomma, vabbè, comunque c'era uno scopo che era principalmente quello della protesta, però erano anche anni differenti, perché noi siamo diventati agenzia quando ai tempi della Pantera, non so quanti di voi, quanti anni c'è? Io non lo so, io sono un po' più vecchio penso di... No, ma neanche, perché voi siete vecchi uguali, quindi non cambia niente. Loro sono più giovani. E quindi all'epoca era molto facile, fu molto facile trovare come input principale quel discorso della politica, quindi 99 Poste e Bisca, tutto quello che si fece poi con i centri sociali, e quindi all'epoca quell'agenzia prese quella direzione. Quando poi, come tutto, purtroppo anche quel periodo, purtroppo aggiungo, anche quel periodo è finito e abbiamo fondato un'agenzia nuova con tutto quello che era il mercato musicale, che quindi cambiava, perché cambiava l'attenzione nei riguardi della cultura, cambiava l'attenzione, il cash che si poteva avere nella realizzazione di eventi, diminuiva praticamente tutto. Quindi tutte le agenzie che a cavallo degli anni del due, dei primi anni 2000 si sono iniziate a costruire, a realizzare, sono state agenzie che hanno campato praticamente della propria intraprendenza e niente di più, perché la cultura oramai era già bella che è andata. E in questa seconda fase, quando abbiamo tirato su Area Live, invece abbiamo preferito seguire una linea che riguardasse la città di cui noi, la nostra città, quindi Napoli, quindi tutto quello che potevano essere le band che in quel momento rappresentavano Napoli in qualche maniera. Struttura creata da zero, da me e un'altra persona, che eravamo gli unici superstiti dell'allora 99. E che è stata costruita con la necessità di avere all'interno della stessa struttura sia gli agenti di booking, e quindi andavano a vendere concerti, che soprattutto lavorare su un ufficio stampa interno che ci desse la possibilità di dare massima promozione, perché l'anima del commercio per il booking inevitabilmente passa in una fase preliminare attraverso la promozione, successivamente
è una compartecipazione di meriti tra il lavoro che un agente sa fare e il merito oggettivo artistico della band che segui. Non è vero che siano bravi booking agent, non siamo niente di trascendentale, se non dei semplici segretari che però devono avere un po' d'occhio, che poi fanno con il tempo, no? Con l'esperienza, andando a costruire o decostruire dei tour piuttosto che cercando luoghi più adatti o meno adatti ai leitmotiv perché hanno una particolare ascendenza, piuttosto che ai no-brainer perché magari sono più adatti a un contesto particolare. All'interno di una booking agency c'è il ruolo, io parlo con voi come se voi non sapesse niente di tutto questo. Così. All'interno dell'agenzia ci sono dei ruoli che sono determinati dal booking agent, quindi da me nella fattispecie attualmente nella mia agenzia, e da personale di ufficio stampa, possibilmente quando c'è la possibilità di averlo, in genere si cerca di fare riferimento sempre a uno staff tecnico che sia interno all'agenzia, e questo ti facilita sempre nella strutturazione del tour, perché avere dei tecnici interni all'agenzia ti consente di lavorare molto più facilmente sulla parte tecnica e liberarti di passaggi che sulla realizzazione del tour sono molto determinanti, perché la funzionalità di un tour passa prevalentemente attraverso il fatto che l'artista debba essere felice e contento di lavorare con quell'agenzia, perché quell'agenzia lo mette in una condizione tale di poter sfruttare al meglio il proprio modo di fare musica e non si abbiano problemi di rito che possono essere quelli di impianti non adatti, piuttosto che di promoter poco simpatici, piuttosto che di strutture poco ospitali, insomma. Quindi la realizzazione di un'agenzia di booking nasce semplicemente dalla volontà di un tot di persone che si mettono insieme e decidono di farlo. Niente di trascendentale, non c'è bisogno di lauree, non c'è bisogno di formazioni particolari, niente, c'è bisogno di contatti. Quello è un lavoro che vi toglierà molto tempo, se nel caso in cui qualcuno di voi, non so, voglia passare dalla parte della scrivania, non credo perché siete musicisti, però vi auguro di continuare a fare musicisti per tutta la vita, perché io ero musicista prima di fare lo scrivano, però ero pure un bravo batterista, devo dire. Ho registrato anche un disco io, non ridete, no? C'è niente da ridere, ridono. Coi Bisca, c'è un disco di Bisca che io, sono io, quello Gabriele Fiorenti scritto sul disco sono io. Quindi, però vi auguro di non lasciare mai la musica, non lasciate mai, provateci, anche se siete vecchi oramai, però provateci, se io di Vinci. E noi là abbiamo fatto il disco, su ai Camaldo, sulle montagne. Rosario Agunto. Sì, bravi ragazzi, bravi, bravissimi. Ora hanno aperto uno, vabbè. Continuate a fare la musica, non vi consiglio di fare il booking agent né il tour manager. Se volete fare il booking agent o il tour manager, sappiatevi far rispettare sempre dai musicisti, chiunque siano musicisti da 200-500 mila copie o siano musicisti da 10 copie, fatevi rispettare sempre, perché quello che mi è capitato di vedere in giro facendo il tour manager, di aver visto crew e personale, non voglio dire proprio calpestati, ma più o meno quasi, nel senso, oltre a essere in molti casi purtroppo averli visti sottopagati, perché un'altra cosa di cui non si riesce ad avere cognizione è che il lavoro che le crew fanno è 100.000 volte più faticoso di quello che i musicisti fanno durante i tour, nonostante siano loro le persone affaticate, sudate, con il mal di testa e con la nausea perché troppi chilometri da fare, però in realtà quelli che veramente lavorano e verso cui almeno io personalmente mi sono sempre posto l'obiettivo di tutelare al massimo sono i fonici, i backliner in particolar modo, i light design, tutti qua, tutti, loro hanno bisogno proprio di. E secondo me la maniera migliore per interagire con gli artisti è immediatamente impostare un rapporto di totale rispetto, che sia reciproco, però che non sia una nostra naturale sottomissione per il semplice fatto che non andiamo noi a cantare sul palco. Noi facciamo cose assolutamente più determinanti in taluni casi di quelle che fanno loro, nonostante poi è chiaro che il nostro benestare sia tutto nei riguardi della possibilità che loro ci danno di lavorare con loro, insomma. Però vabbè, dico cose scontate che già sapete, però insomma. Era preparato questo. Visto che la platea è abbastanza folta, è colta, è colta. Troppo colta. quello che ti volevo dire è attualmente diciamo che la crisi, tutto quello che c'è, molti gruppi
auto creano un sviluppo per autovendersi, no? Che è quello che praticamente fa, secondo me, l'85%, se non il 90%. Però il discorso è che non, cioè, come possono passare da, tipo, alcuni fanno 10, alcuni 40 date al doppio? Cioè, qual è, dovrebbe essere il percorso che il gruppo deve fare per anche autovendersi? Cioè, nel senso, per esempio, il gruppo decide di spendersi a livello anche lavorativo, per tipo, questa mattina invece che andare in sala prove a fare questo brano, io mi metto e faccio 20 telefonate per appunto far andare avanti un concetto. In genere l'unica maniera per cercare di trovare più date è logicamente quello di conoscere quanti più posti possibili, interfacciarsi con quanti più promoter possibili d'inverno con i club e d'estate con i festival. In genere si inizia a lavorare, se prendessimo l'esempio di oggi, diciamo, se un gruppo a caso, i Leitmotiv volessero Leitmotiv sarebbe. Se volessero oggi iniziare a lavorare su un tour un po' più corposo per i club, quindi per, inevitabilmente per i club, perché oggi al 21 giugno siamo chiaramente nel pieno dei festival, quindi è complicato rientrare ancora nelle cose. Comunque, indipendentemente da questo, l'unico consiglio che posso dare è che la ricerca che si fa dei fruitori, dei promoter, è costante. Ne parlavo prima con Giuseppe. In molti sono gelosissimi dei propri contatti, come se quei contatti rimanessero quei contatti per tutta la vita. Io vi posso garantire che i promoter con cui ho lavorato, io faccio questo lavoro da oltre 15 anni, i promoter con cui ho lavorato, non voglio dire che ogni anno un club aveva un direttore artistico differente, ma quasi. Quindi in realtà l'unica maniera per suonare e continuare a farlo, al di là della genuinità del prodotto, che vabbè, quella è la base, nel senso, ci sono dei club che possono essere interessati a un gruppo piuttosto che a un altro, lì ci puoi fare poco. C'è sicuramente un minimo di capacità nel trattare, però è relativa. Se fai jazz e vuoi andare a suonare l'hard rock, ci vai con difficoltà, pure se ti vende il miglior agente di booking del mondo. E l'importante è rimanere sul pezzo, come si vuol dire in gergo giornalistico. I promoter cambiano in continuazione, le direzioni artistiche e i club cambiano in continuazione, ci sono dei portali che ti aiutano a trovare le indicazioni nuove, ma in linea generale bisogna dare sempre molta attenzione ai calendari. Io rubo dagli altri gruppi, lo dico ufficiale, lo dico con molta tranquillità, nel senso che io seguo sempre i calendari di gruppi che fanno più da temi, da lì ricavo ed è quello che fate anche voi normalmente, logicamente. Però è rimanere comunque sempre aggiornati su quelli che sono i promoter che organizzano, cioè che cambiano continuamente, proprio perché nell'ambito culturale è proprio radicato, fa parte proprio della cultura. La crisi non è una cosa che riguarda gli ultimi due anni perché c'è la crisi. Negli ambiti della musica la crisi c'è stata 56 anni, cioè c'è sempre stata crisi. Quindi l'unica possibilità che tu hai è di rimanere aggiornato, di rimanere sul pezzo, di seguire i tour degli altri, di girare quanto più possibile, perché una cosa che ti aiuta molto è rapportarti direttamente con i promoter piuttosto che farlo attraverso un'email. Vi sconsiglio le email, lavorate telefonicamente, nonostante le email siano più veloci, rimangano impresse e quindi ti diano la prova che è successo qualcosa, però telefonicamente la vecchia guardia di promoter rimasti continua a lavorare come quando l'email non esisteva, non era un mezzo adatto per farlo. Però se devo dare un consiglio a una band che vuole incrementare il proprio numero di date in autonomia, è esclusivamente quello di riuscire a rimanere sempre comunque sul mercato dei concerti, perché cambiano veramente quotidianamente, ci sono delle strutture nuove, ci sono dei promoter nuovi, ci sono delle associazioni che si costituiscono, c'è sempre molto movimento dal punto di vista del live, ci sono pochi soldi. Suonare molto vuol significare anche trovare dei compromessi dal punto di vista economico nella stra maggioranza dei casi, trovare compromessi dal punto di vista logistico. Non è facile sostenere le spese che servono per girare l'Italia, per farsi un tour, perché la benzina costa tanto, il furgone costa tanto, tutto costa tanto. Però l'unico consiglio che posso dare in tal senso è di continuare a stare sempre aggiornati su quelli che sono i club che aprono e che chiudono, perché vi risparmiate un sacco di lavoro anche a non ricontattare le stesse persone che in genere organizzano concerti. Perseveranza, ce l'ho io tutti i giorni, ve la consiglio a ognuno di voi, insomma. L'unica cosa che vi posso fare. Fate un'altra domanda, perché dopo un quarto d'ora ho già finito gli argomenti, quindi vi posso dare il mio numero di telefono. Solitamente, siccome per un po' di anni pure io ho fatto il booking, e poi solitamente il booking è una cosa che ti rimane nel DNA e stai sempre lì a una telefonata.
telefonata, le volte, cioè, mentre sì, perché poi cerchi di piazzare la sinistra o l'amico, la cosa, quindi una cosa che ti pare ciocella. Però una cosa che io non sono mai riuscito a fare e a capire, e che solitamente fa secondo me il 90%, questo 90%, sono le depiste di reazione. Perché poi uno secondo me lo fa quando ne sente bisogno. No, dobbiamo suonare, dobbiamo. Allora stiamo dicendo di cercare, come sto scordando, sto dicendo prima. Portavo l'esempio dei giorni d'oggi, che è più pratico, è più facile. 21 giugno io devo iniziare a lavorare a un tour, al tour di ottobre della mia band, che uscirà a ottobre con a ottobre novembre con il mio prossimo disco, il mio prossimo tour. Io inizio a lavorare oggi a quel tour, perché i promoter apprezzano moltissimo essere interpellati con un lasso di tempo d'anticipo ampio. Mi riferisco a quelli a cui mi rivolgerò, quindi quelli per i club, no? Cioè, noi oggi ci troviamo a giugno, le rassegne estive si sono più o meno tutte quante, hanno preso una direzione. Automaticamente i gruppi lavorano meno agenzia, con loro ho un piano d'uscita con i miei collaboratori, con i manager dell'agenzia, eccetera, eccetera, eccetera. E si decide a novembre di uscire con una release, con un disco e quindi con un tour. Ti porti il lavoro in anticipo quasi sempre di 3-4 mesi, lo porti sempre davanti, insomma. Questo è fondamentale. Uno, perché i promoter hanno la possibilità di raccogliere e poi eventualmente valutare, perché sempre a proposito della crisi, prima i grossi club davano l'opportunità di suonare sui palchi dei grossi club solo alle grosse band. Oggi, che non ci sono più soldi, i grossi club hanno aperto le porte anche a band che non hanno lo stesso richiamo delle grosse band, non che non siano stessi equivalenti musicisti bravi o che è proprio che magari non hanno lo stesso richiamo. In passato, per una band che era inedita o che aveva alle spalle due dischi o che non aveva alle spalle 50-60 mila copie vendute, andare a suonare d'inverno a un auditorium Flog a Firenze piuttosto che a un live al Terzo D'Adda a Milano era una cosa improbabile. Oggi sono club che campano delle tribute band quanto dei Subsonica o dei 99 Posse o dei No Brain o dei Leitmotiv. è la stessa cosa, quindi... In realtà ora come ora è più facile approdare su certi palchi, perché c'è una dal punto di vista economico, ripeto, la musica non vive un momento molto felice, ma non sono solo io che lo dico. Sulla tempistica conviene sempre muoversi con un largo tempo di anticipo. 3-4 mesi precedenti all'uscita del tour sono determinanti. Anche perché hai è molto poco. Molto poco, anche perché questo ti consente di fare una serie di bozze di tour, perché comunque poi ti arrivano le richieste in molti casi e quindi ci sono delle variazioni sul tour rispetto a quello che tu magari avevi potuto prevedere fosse. Quindi comunque se tu ci lavori con 3-4 mesi di anticipo a un tour sei molto avvantaggiato, hai molte possibilità in più. Hai la possibilità di trovare molti luoghi alternativi a quelli che presumeresti sono i luoghi dove andare a suonare a Brindisi, per esempio. No, c'è l'ex Fadda, magari se riesci a muoverti con un lasso di tempo d'anticipo riesci a trovare luoghi sulla Puglia che non conoscevi, che ti possono essere più d'aiuto, più agevoli. Puoi decidere di sfruttare l'ex Fadda, che è un bel posto per fare un'apertura o una chiusura di tour, e magari giocarti altre location in Puglia per fare altro. Quindi il tempo ci aiuta sempre, nel senso che è una cosa che ci favorisce quando... A volte il discorso è, cioè, la quantità enorme che promoteranno di richieste. Cioè, fondamentalmente, a volte io me ne rendo conto, perché anche quando organizziamo dei concerti, se tu apri un locale o dici guarda che locale sta facendo dei concerti, automaticamente una settimana arrivano centinaia e tu hai la difficoltà a gestire. Ci stanno degli spazi, per esempio c'è... è un Lubic Club di o il Gram Naccosenza, o Lubic Club a Treviso, il Gram Naccosenza. Vabbè, insomma, c'era uno dei siti che riportava i contatti che scriveva per le band che vogliono suonare da noi: non ci mandate più, mandateci email, non vi aspettate risposta, valuteremo quello, perché le richieste sono tantissime, come ti dicevo. Io personalmente ho attualmente, qualche volta in passato, non sempre, ho avuto la fortuna di lavorare su delle band dove non ho dovuto scardinare molto, perché come lo so che è una cosa molto scontata a dire, è che diciamo
smonta anche abbastanza la tesi dell'impegno di ognuno di noi, però purtroppo è un dato di fatto. E io credo che sia più importante quando ci si rapporta, io mi rapporto con voi in amicizia come voi fate con me, è più importante che si dicano le cose proprio come sono. Io ritengo che per voi sia più utile sapere che in realtà, in maniera molto cinica, la verità è che l'agente di Booking fa un lavoro impegnativo, molto impegnativo, porta via molto tempo, è molto rilevante, ha molta responsabilità, però è determinato nella stramaggioranza dei casi dal gruppo che hai per le mani. Scardinare un promoter che non riesce, e non è detto che lo riesce a scardinare neanche con un gruppo che ha vendita, perché sono molti posti che io non, dove ancora oggi io non ci arrivo proprio, ma neanche se glieli porto io, perché magari proprio non rientri nelle loro grazie. In genere si quando vedi che non c'è, io almeno personalmente quando vedo che non c'è grosso interesse da parte di un promoter su una zona, conservo comunque con me, se io conservo tutto, qualunque email, qualunque trattativa sta nella mia posta sempre, quindi io non cancello mai. Al limite vado a cercare di andargli sempre incontro, un po' sulla parte dei costi, un po' sulla parte del calendario, nel senso che cerco di fare una cosa che sia utile per tutti e due, proprio perché non sto riuscendo a scardinare la sua volontà di fare il gruppo che io rappresento, magari gli propongo di occupare un giorno della settimana differente all'interno della programmazione, dove il suo rischio diminuisce, dove aumenta la mia predisposizione ad andargli incontro sulle richieste, dove magari si fa una scommessa in due. Una cosa che deve essere considerata sulla vendita, che non viene quasi mai considerata e che invece è abbastanza importante per riuscire a trovare degli accordi interessanti, io lavoro moltissimo con i fissi e con i buyout. Cioè io penso che sia determinante definire un fisso che soddisfi le esigenze della band, le esigenze dell'agenzia, le spese che si sostengono e tutto quello che deve essere, però cerco di tenerlo sempre molto basso, perché se un promoter si trova bene con il nostro concerto, al 99% dei casi ci rifarà. Allora io preferisco fare una buona prima data dove prendo quello che mi serve, dove magari c'è un buyout, c'è una percentuale su un'eccedenza di persone, su un numero di persone entrate, no? Fai un fisso più una percentuale su un numero di persone entrate che comunque non sfavorisce totalmente, cioè come dire, se la serata va particolarmente bene ci guadagniamo tutti quanti e mi sembra giusto, se la serata andrà particolarmente bene ci guadagniamo tutti quanti, vedrai che ci ritornerai anche successivamente. Ma io ne sto facendo un discorso molto squallido, molto economico, però noi stiamo affrontando un discorso professionale, per cui automaticamente purtroppo ci troveremo a parlare di dinero, perché certo, è inevitabile. Volte è l'argomento su cui poi ti trovi a contattare, perché data l'incredibile offerta che c'è. Cosa? Nel senso, l'incredibile offerta è dell'ascolto, cioè un promoter bisogna domandare come fa. I promoter bravi ascoltano, e ce ne sono pochi. Bravo. La stramaggioranza dei promoter fanno le valutazioni di carattere commerciale, quasi tutti. Però loro, per questo ti dico, in genere ci siete a tavoli e si cerca di trovare una condizione di soddisfazione equa, nel senso che io non riesco a condannarli completamente, perché so bene, io ho fatto anche il promoter, l'ho fatto molto spesso a Napoli, so benissimo che cosa vuol dire, come magari lo sapete anche voi, no? Perché l'ex FAD comunque organizzava, so bene che cosa significa realizzare un evento, per cui io in qualche maniera quando vendo mi ci metto anche un po' nei panni del promoter. A me interessa vendere e fare calendario, però mi rendo conto che se rimango fisso sulla mia idea e oggettivamente sono al di fuori della fascia di mercato che mi dovrebbe competere, sarà difficile che io venda, nonostante in generale io non sono il titolare dell'agenzia per cui lavoro, ma in generale l'agenzia per cui lavori ti chiede di rimanere con un polso fermo, perché chiaramente l'agenzia non è interessata ad andare a trattare con i club, perché dice io un gruppo valido perché ti devo venire incontro, dell'investimento lo devi fare tu promoter, ed è giusto, però io credo che invece sia molto più importante in una, soprattutto in una prima tornata di tour, perché in genere il tour si compone di varie fasi, no? Quindi se ti esce un disco ti fai una, in funzione di qual è la stagione ti fai una prima parte estiva invernale, poi una parte estiva invernale, poi fai un ritorno anche nella seconda parte dell'anno, perché noi abbiamo le quattro stagioni, quindi in genere si usa fare così. Io preferisco sempre, anche se andare in una prima fase in maniera promozionale, però godere del fatto di poter approdare a un club, capire effettivamente quali sono le oggettive possibilità di quella band e successivamente se meritevoli ritornarci. Ma se oggettivamente i tuoi numeri sono bassi, come fai a recriminare un promoter che non si vuole comprare il tuo concerto? Non è che obbligarlo, non lo puoi obbligare. Di locali ce ne sono tanti, per fare tour, per realizzare tour dal punto di vista geografico ci sono possibilità infinite in Italia, perché nonostante si dica sempre che i locali sono pochi, i locali sono tanti,
ci sono tantissime possibilità per trovare posti. È chiaro che sono, in molti casi sono, le condizioni non sono favorevoli, però il tour è tour, è battaglia, sempre è stato così. A meno che non, se poi vendi, se poi sei nell'Olimpo di coloro che ancora c'è gente che entra alla Feltrinelli e che miracolosamente si compra il disco, allora è un altro discorso. Là puoi fare quello che vuoi, però io non ci lavoro con questa gente. Metto da levare in esperienza solo dei musicisti. Lo scouting a livello di gruppi, di band, delle agenzie. Cioè un'agenzia quando è che decide di prenderti, perché ti prende, se ti prende o no? Innanzitutto se ha esclusivamente una questione del direttore artistico e del suo gusto. Io oggi lavoro con un'agenzia che è un direttore artistico e che è deputato a fare proprio questo. Quindi lui sceglie in funzione di quello che maggiormente lo stimola e gli interessa. Ne parla con me, perché io poi sarò il deputato alla vendita. Per cui in linea generale, il bello della mia relazione con il mio direttore artistico è che litighiamo quasi ogni volta su queste cose. Però è pure vero che io personalmente non ho un grandissimo naso, non sono un grande talent scout. A me piacciono tutte quelle cose che non piacciono a nessuno. Quelle cose che piacciono a tutti quanti a me non piacciono mai. Quindi io non mi posso ritenere un grosso talent scout. Sono dei... Se io dico a un gruppo che sono bravi, sono bravi veramente, però si devono trovare un altro lavoro. Io ho detto che facciamo schifo. Io vengo da ascolti, io la musica italiana non l'ho mai sentita, mai. Io non ho mai apprezzato la musica, l'ho apprezzata proprio per quelle che sono le cose. No, soprattutto per quella che ci ho lavorato. Ma io, se ti devo dire che ero fan dei 99 posti di Alma Megretta, non sono mai stato. Ho stimato gli Alma Megretta perché hanno inventato una. Sono stati grandissimi produttori di se stessi nel momento dell'apice. Ma non sono mai stato fan delle band per cui ho lavorato. Forse ancora oggi, non sono. Non si può aspettare. Non credo di avere 1 milione di ascoltatori. Però speriamo che non mi hanno sentito, perché sennò domani non mi pagano. Quindi questa parte possibilmente. Dai, sì. Ah, in diretta? Allora. E allora hanno altro da fare, a quest'ora sicuramente non mi stanno vedendo. No, però c'è sempre, a proposito dello strutturare per bene un'agenzia di booking, c'è sempre una persona deputata a fare questo, o meglio, c'è sempre, no, stavo, questo mi stavo correggendo, o meglio ci dovrebbe essere sempre, non c'è sempre purtroppo, come non c'è nelle grosse etichette discografiche o anche nelle indie. Le grosse major discografiche, io in passato ho lavorato con la BMG, quando la BMG era molto importante, c'era un direttore artistico che era un commercialista, perché quindi da lì tu puoi capire che non ci può mai essere una grossa, insomma, io penso che ognuno debba fare il suo lavoro. Le grosse agenzie, le grosse etichette sono diventate, le grosse major sono diventate multinazionali. Le indie non avevano i mezzi per dare spinta a quei progetti interessanti che magari andavano a scovare. All'interno delle agenzie di booking io non mi sono mai confrontato con direttori artistici veri e propri o con gente che ha avuto particolare naso, io personalmente. Per cui la legittimità potrebbe essere non certo artistica, ma non mondiale. Diciamo. Per le band? Per le band. Sì, vabbè, ma le band quando entrano in agenzia in una fase primaria non hanno molto potere dal punto di vista contrattuale, nel senso loro entrano e devono... No, la domanda è posta dall'agenzia loro, cioè se qualcuno si propone, dice ok, tu quante date fai all'anno? No, io non chiederei mai, ma se qualcuno lo fa è folle, è pazzo, perché è come se gli stessi dicendo, è come se gli stessi chiedendo che quanto lavoro posso produrti, che non ha senso proprio. Quindi se io mi rendo conto di trovarmi davanti a una band che mi piace, su cui credo particolarmente, che ha un suono che magari, anche se non è molto bella questa cosa, non si deve mai perdere l'essere attuale in qualche maniera, perché comunque in qualche maniera si fa sempre parte di un mercato, quindi tenere d'occhio quelle che sono le tendenze del momento non fa mai male. È chiaro che insomma, purtroppo noi qua abbiamo delle tendenze che non sono particolarmente belle, perché in Italia non è che ti viene da sentire grosse cose. Se io penso che l'ultimo disco bello che ho sentito è di De André, poi io non è che forse sono io che sento poca musica, o forse sono io che non sono una persona volenterosa, ma io non ho mai più sentito bei dischi. Non mi sembra, se mi sono fermato a cose che sentivano mio zio, mio padre. Io non, De André o Battiato li ho sentiti, che li sentivo che dicevo, ma mica, che cazzo stanno dicendo questi, che sono pazzi, che... Secondo me la musica italiana veramente non ha cacciato grandi cose dopo. I talent scout non è che abbiano tutta questa ragione di esistere, sinceramente, perché
tutto quello che esce ora si somiglia moltissimo. Allora mo c'è di nuovo la tendenza dell'anno 80 del rullante e quindi tutti quanti suonano in quella maniera. C'è stato un momento in cui si doveva per forza somigliare a Capossela, c'è stato un momento in cui si doveva per forza somigliare no. La cosa interessante è che poi sono quelli che purtroppo non escono, e quando si ha un'identità propria. Però comunque la forza di tutte le band è il live, indipendentemente da tutto. Io non quando mi capita di sentire materiale non mi soffermo quasi mai all'ascolto. L'ascolto mi interessa proprio. Eh sì, perché l'ascolto, io sono un inetto vicino a un computer, ma se mi ci metto un anno ti faccio un disco pure io. E purtroppo ora come ora la stramaggioranza di materiale arriva computerizzato. Noi lo facciamo. Noi lo facciamo attraverso delle selezioni, lo facciamo attraverso dei passaggi che sono determinanti. Alcuni dei gruppi che noi seguiamo oggi, anzi i nostri due gruppi maggiori che oggi seguiamo, sono usciti da selezioni, da contest. E comunque sono gruppi che sono arrivati a un livello dignitoso, dignitosissimo. Uno dei, insomma, sono qui in O'Brien Management, occupano una buona fetta di mercato ora. Io, insomma, siamo in tour da molto tempo, con tutte e due le band siamo in tour da un anno, abbiamo numeri importanti. Loro arrivano da un contest. Quella è la parte migliore per scommettere su un gruppo, se ci vuoi scommettere. Poi è chiaro che devi avere una forte determinazione, perché... E poi sta al gruppo, magari con i dischi, con i due dischi, non so, decidere ancora di andare no in... però in effetti sono le audizioni di tempo. No, ma io penso che... le band provano a fare tutto quello che gli viene possibile e immaginabile fare quando vogliono uscire. Io per primo, quando suonavo... ho mandato più demo io, penso, che il TV si riserca del giorno, mandavo demo a chiunque dalla mattina alla sera. Purtroppo mi viene da dire anche che nella stragrande maggioranza dei casi vengono cestinati, quasi sempre. Questa è una cosa che mio malgrado è capitato di fare anche a me, insomma, nel senso che c'è stato un periodo quando avevamo l'agenzia a Napoli che ci arrivavano mediamente 20-25 CD al giorno, non li senti. Non li senti perché non hai la possibilità di farlo, non li senti. L'invio del demo è una cosa oggettivamente oramai totalmente eliminata, molto obsoleta. Sono pochissimi i casi che continuano ad arrivare così, perché hai mezzi e possibilità per far sentire la musica in 100.000 altre maniere, insomma. Però io personalmente ritengo la figura del talent scout sarebbe una cosa importante, ma se poi deve avere un seguito, logicamente, non è soltanto riuscire a individuare, e il seguito non deve essere per forza costretto a rimanere, diciamo, un argomento tuo, cioè essere talent scout può significare pure avere una dose decente di intelligenza nel prendere quella band e magari veicolarla per canali che non sono propriamente i tuoi. Questa è una cosa che non penso non ci sia niente di male da fare, anche perché nella musica esistono vari ruoli, il management piuttosto che lei, quindi puoi comunque detenere in qualche maniera qualche, tra virgolette, tuo diritto di scoperta, per modo di dire. Però è una figura che è molto determinante, ma deve essere molto determinante, cioè deve essere una persona che oggettivamente, oltre ad avere naso e orecchio, deve avere molta convinzione. E senti, vabbè, tanto sta pure che si stringa, ma sinceramente è controproducente secondo te che una band culi anche il proprio pubblico? No, penso che è indispensabile ora come ora, non è controproducente. Sì. No, non è una cosa che vi fa bene, perché gli artisti dovrebbero essere completamente dissociati dalla parte logistica, organizzativa. In una prima fase purtroppo è così. Io vivo su un'isola, io vivo a Ponza, non vivo in terraferma. Quando mi sono per un anno dissociato dal mercato della musica, ho pensato di andarmene a Ponza a costruirmi, nel vero senso della parola, un locale. E me lo sono costruito da capo a piedi, perché non avevo la possibilità di farlo in maniera differente. Più o meno la stessa cosa è per la band. Se, oggi come oggi, anche se è una cosa che mi rendo conto, vi proprio... ti può pesare tantissimo e ti toglie energie, perché veramente ti toglie energie, io me ne rendo conto. Però è in una prima fase quasi tutti quanti passano attraverso il passaggio, è quasi obbligato. E purtroppo è un passaggio che si continua a vivere nella stragrande maggioranza dei casi, purtroppo sì. Però comunque ti aiuta in qualche modo, io penso. Poi è chiaro, se lo continui a fare per 1, 2, 3, 5, 10 anni, a un certo punto diventa pesante. Però è una cosa che comunque ti aiuta, nel senso che secondo me i migliori manager sono quelli che sono manager di se stessi. Essere manageriati dalla testa di un altro a me è una cosa che mi sa strano. Se io fossi un cantante mi farei di meno, proverei a in qualche maniera in un primo momento a instradarmi per quello che dico io. Booking, agency, eh sì. Le agenzie lavorano sempre sulla base del fatto che loro
comunque trattengono sempre una quota da quelli che sono i compensi degli artisti, ma questa è una cosa sacrosanta, è giusto che sia così, perché sono giorni, ore di lavoro, in molti casi veramente molti molti giorni e molte molte ore di lavoro. Io non ho mai chiuso il computer da quando l'ho comprato, c'ho il computer acceso, ma anche ora è acceso il computer, io poi risponderò alle... si lavora 24 su 24 veramente facendo questo lavoro, il lavoro del booking agent, se lo fai come lo faccio io, poi sono tante... A me piace molto, quindi io lo faccio 24 su 24 con piacere. A me continua a piacere, insomma, come lavoro. Poi io in questi ultimi anni, ti ripeto, mi sono sganciato per un paio d'anni quando sono uscito Aria Live, ma poi sono avuto l'opportunità di entrare in un giro anche che mi è piaciuto, di band che comunque mi piacciono, insomma. Differenti da quelle che gestivo prima, perché prima stavo in ambiti reggae, ragamuffin, i 99 posse, gli Alma Megretta, cose differenti. Oggi sono nel rock pieno, quindi sono ancora più contento, perché per me che non seguo la musica italiana, stare con band che comunque hanno quel, che ti devo dire, hanno quella, quel a me piace, mi piace il rock and roll, mi è sempre piaciuto moltissimo. In Ubraino stasera stanno a Cosenza, se volete andare a Cosenza. Domani stanno qua, quindi non andate a Cosenza. Hanno praticamente, cioè, da quello che ho visto io, hanno girato l'Italia per 15 anni, no? Sì. Poi c'è stata la sport. Cioè, che succede? Nel senso che, cioè, da quando per 15 anni in giro, no? E poi non c'è la sport. Vabbè, loro hanno la fortuna di avere... Come com'è che c'è tutto di... Intanto loro sono diventati più bravi, perché i Nobreno dell'inizio e i Nobreno di oggi sono molto migliori. Hanno un grandissimo frontman, perché Lorenzo Gruber è un grandissimo frontman. Gli si deve dare atto di questo, e avere un grande frontman per una band italiana praticamente è tutto, nel senso che non esiste una band italiana di cui si conosce il nome del chitarrista o del batterista. Mi dovete dire il nome del chitarrista o del batterista dei Negrita, io non lo so, so chi è lui. Quindi, avere un frontman è una cosa determinante dal punto di vista del booking. Automaticamente la crescita della band in maniera logica aumenta l'opportunità di vendita, perché iniziano a segnare i luoghi in cui suonano. Cioè Lorenzo è stato un frontman talmente bravo dal lasciare il suo ricordo anche nella piazza del paese più sperduto della Campania, della Lombardia, del Veneto, della Sicilia. E questo è un suo merito. Chiaramente questo ha agevolato molto il lavoro dell'agenzia che ha seguito il suo booking. No, io proprio questo lo dice, cioè, un gruppo valore per 15 anni suona a 200-250. Poi a un certo punto c'è lo stacco, a 800, poi a 2000, poi a 3000. Cioè, il promoter che comunque dice sì, io suono da 15 anni, cioè, come vivo questo passaggio? Vabbè, ma i promoter se arrivano a darti certe cifre, perché sono i promoter conoscono molto meglio di noi il mercato. Noi vendiamo, noi sappiamo quanto costa il prosciutto che va nel panino, ma il promoter sa quanti panini vende, quindi loro vendono, sanno benissimo quanto devono pagare una band. Qualche anno fa, per iniziativa di un agente italiano di Bergamo, fu indetta una cosa che si chiamava i super club, che racchiudeva praticamente 7, 8, 10 club d'Italia, che avevano deciso di fare loro il prezzo, indipendentemente da chi fossero gli artisti che andavano a suonare. Quindi loro volevano prendere Caparezza e pagarlo 1000 euro, perché loro avevano deciso che per suonare in questi mega club italiani si poteva soltanto andare a suonare sottostando alla loro legge. Gli artisti non hanno aderito e i super club sono tornati a essere gli stessi club che erano un anno prima, che per 2 anni non hanno speso più quei soldi, ma... I promoter comprano perché conoscono meglio di noi il mercato. Per me suonare stasera, domani sera con il Nobreno in Puglia vorrà significare che i promoter della Puglia sapranno quante persone hanno fatto il Nobreno domani sera in Puglia e se varrà la pena quest'inverno o tra un mese o tra 2 mesi rifare il Nobreno. I promoter sanno molte più cose di noi. Chiaramente coprono le zone, conoscono il mercato, e per questo nel caso di Nobreno specifico, ti ripeto, i Nobreno sono diventati Nobreno per me prevalente, ma al di là del valore musicale dei ragazzi, cioè dico cose che penso e che sono scontate, però loro sono diventati qualcosa di eclatante, soprattutto perché i promoter hanno azzardato a scommettere su un vocalist che magari all'ex Fadda si arrampica sul muro, scende all'alto, insomma è uno spettacolo.
in qualche maniera, quindi molti di loro hanno anche il sacrosanto dovere di rischiare facendo il promoter. Io ho sempre rischiato quando ho fatto il promoter, non ho mai preso, comprato o non comprato in funzione di quello che poteva portare, ho comprato perché mi piaceva. Qualche anno fa uscì Dark Side of the Moon, che era la, il remake di Dark Side of the Moon. I Sistar All Stars in Italia erano arrivati, ma tipo si sentivano. Io sinceramente il concerto a Napoli l'ho fatto senza pensarci neanche un secondo, dovendo persuadere i miei co-promoter che mi chiedevano ma chi cazzo sono questi, e il concerto fu un successo strapieno, lo facevamo al 2 il beat con un locale che sta a Napoli. E i promoter devono rischiare indipendentemente da tutto, perché il loro lavoro è quello, insomma. È difficile che i promoter possano avere certezza di quale sia il risultato di un concerto, è molto difficile, a meno che non stiano facendo chiaramente numeri a tal punto. Sempre, cioè, una band deve seguire una strada. E te le sei scritte tu le domande? Eh? Tu te le sei scritte le domande? No, no, su Facebook. Poi ci sei scatenato. Ma ci siamo messi d'accordo prima, gli ho già dato dei soldi. No, no, perché io sul discorso del booking c'è, cioè, una cosa che lo sai che. No, una cosa importante che io volevo capire era per una band, anche per quello che faccio, per portarmi loro a capire alcune cose. Cioè, per il percorso che loro fanno, è suonare sempre e ovunque 100, 200, 300, 400, quanti si dia, oppure incominciamo a mettere dei paletti. Prima suoni ovunque, dopo metti dei paletti. E dopo cosa intendi? Dopo, dopo quando inizia. Ma guarda che il dopo dipende da i paletti vengono messi per una serie di componenti che poi vanno a caratterizzare le band, no? Cioè in O'Brien, no? Portiamo sempre in O'Brien, sono partiti. No, ma qualcosa di certo su O'Brien sono già arrivati. Però. No, no, vabbè, però c'è un gruppo che ci hanno messo le danze, però 200 euro. Però magari un passo già hanno fatto, quindi selezionare. Loro hanno fatto prima date dalla sera alla mattina mettendosi il frutto. Un altro esempio, ti ricordi tu in Narcolexia? No. Voi che siete vecchi come me ve lo potessi ricordare. Vabbè, altro gruppo è lo scenario napoletano degli anni. Loro c'avevano una Mercedes Station Wagon, entravano nella Mercedes e partivano. Ma non perché dovevano andare a suonare in un posto, perché andavano a chiedere in un posto se potevano suonare senza chiamarli prima, perché i cellulari non c'erano all'epoca. Loro partivano e questo è il gruppo del mio primo socio, della mia prima agenzia, e sono arrivati facendo così ad aprire Prodigy, a fare cose impressionanti. E tu in una prima fase ti metti a gioco, quindi entri nel furgone e suoni a 200.000 lire, a 200 euro, a 300, e chiaramente se ci sarà una crescita automaticamente verranno delle componenti che caratterizzeranno l'aumento del costo e il mettere dei paletti rispetto a determinate cose. Altro esempio, con i 99 posse noi facevamo delle tournée, questo a proposito dei paletti, facevamo delle tournée che erano abbastanza onerose per i promoter che si potevano permettere di pagare un concerto all'epoca 20 milioni di lire, 30 milioni di lire, ma non accettavamo i centri sociali che erano la casa dei 99 posti, perché si decideva poi di dedicare una parte finale del tour esclusivamente ai centri sociali che ti davano, senza proprio, non per dire, 50.000 lire, 100.000 lire, cioè questo ti davano, non ti davano niente, cioè ti pagavano la benzina. Però in una prima fase noi i paletti li mettevamo, perché dovevamo prima corrispondere alla band, alla crew, allo staff, alle spese di produzione, alla discografica, a tutto il resto. Noi dovevamo garantire un numero di date, e quindi il fatto che oggettivamente stesse muovendosi una macchina economica attorno alla band, quindi venivano messi dei paletti rispetto a dei club che non avevano una determinata capienza, una determinata possibilità economica, che non pensavamo potessero corrispondere a ospitare un concerto con quelle 99 posti, che portava una scenografia, che portava degli impianti al seguito, che portava delle strutture particolari. Questo anche con gli Alma Megretta. Quindi i paletti in linea generale metti solo ed esclusivamente quando ti rendi conto che la struttura con cui ti stai interfacciando oggettivamente non è in condizione di poterti soddisfare dal punto di vista tecnico principalmente, perché in una prima fase la vendita riguarda la parte economica e la parte tecnica, e quindi tu parti da quello. Quando vai in vendita, la prima cosa è la discussione di quel famoso preventivo che mandi, che prevede una serie di allegati tecnici, perché parte molto importante della vendita è quella di essere garantiti da questo punto di vista. Dal punto di vista economico è normale essere garantito, perché sei garantito contrattualmente, ma è fondamentale sapere che dal punto di vista tecnico, e dal punto di vista tecnico l'ex FADDA, per portare un esempio, sia in grado di sostenere la scheda tecnica della band in questione.
Non capisco questa domanda. Scrivimela. Io mi sono trovato con a lavorare con artisti con cui ho miei, che comunque a un certo punto mi dicevano: Giuseppe, cioè là dobbiamo prenderne per forza 400, perché se ne prendiamo 200 poi lo sanno, poi sono sempre quelli, cioè questo è un, no, questa è una cosa che se io mi dicevo, cioè con quelli con cui lavoro io, cioè era un dato fisso, cioè l'artista dice: tu gira a 300, quando si sa, e poi sempre qui non riesci mai a fare. Giuseppe, cioè, secondo me se giri a 300 già non si sa, perché se giri a 300 vuol dire che stai lavorando in un circuito di lavoro abbastanza ristretto, nel senso che comunque una cosa è sapere che una band che ha un certo, che Caparezza, a uno gliene ha chiesti 10 e a un altro gliene ha chiesti 1000, allora dice non si deve sapere, ma fino a che si rimane su budget relativamente bassi, perché non sono sicuramente inarrivabili per nessuno, non credo che sia tanto determinante la distanza tra i 200 e i 400. Il fatto che ti venissero messi dei paletti forse era più una volontà ferma della band che voleva arrivare ai famosi 400, insomma. E vabbè, ma quello è normale, i musicisti hanno, come noi agenti, hanno l'ambizione di salire ovviamente con le richieste, con i costi, ma questo è scontato. Però paletti da questo punto di vista, no, io mi impongo. Se un artista mi dice che vuole fare lui il prezzo, io gli dico: io non ho mai, no, nel senso, cioè, meglio fare 20 tanti qualità o 100, no, io sono sempre per la qualità, però sono per la qualità se sto lavorando in un tour che si sta muovendo sui 10.000, ma se io sto su un tour dei 300 non posso impedire a tal dei tali che vuole uscire a 300 di guadagnarsi quella 30, 50 o 40, non lo posso fare. È chiaro che questo non lo posso fare. È logico che se sto lavorando su un tour che di per sé già si va a strutturare, no? Quindi anche nel loro piccolo in obbraino, e comunque oggi hanno un costo non completamente irrisorio, insomma, è chiaro che là preferisco la qualità, è logico. Lo faccio tuttora con il tour dei Nobraino, ma con gli stessi management, che ora non hanno un costo esorbitante, ma comunque sono in crescita. Anche con loro preferisco la qualità, preferisco scegliere un posto, preferisco essere informato su tutto, sapere dove sto andando a suonare. La qualità per l'artista è fondamentale. È proprio, secondo me, quella è la maniera migliore per riuscire ad avere dei rapporti duraturi con gli artisti e quindi crescere insieme. Da una parte l'agenzia e da una parte l'artista. E quello è fondamentale. Io sì, comunque sono per la qualità, sempre e comunque. Anche perché in Italia, ripeto, posti per fare concerti di qualità ce ne stanno. Ce ne sono moltissimi. Però penso che sia un elemento che, cioè, va dopo una certa cifra, no? Cioè, i club quelli restano, o te ne danno 200, o te ne danno 2000, sempre il club resta. Però dico, come strutturare un tour, cioè, io ho questa idea della quantità del seminario, un po' comunque, soprattutto nei posti dove non, cioè, tu non sei mai stato. Io l'ho sempre, quando ho avuto la possibilità di lavorare su come si va, come deve essere la parte del tour, quindi io dico sempre: il lavoro del booking viene comunque a posteriori del lavoro della promozione, sempre. Qualunque cosa cammina di dopo quello che è stato fatto all'ufficio stampa. Cioè io ho sempre avuto una struttura di lavoro che riguarda uscita del disco, ufficio stampa, spinta promozionale, inizio a lavorare, a interfacciarmi con i promoter. Però se l'ufficio stampa non ci garantisce un passaggio radiofonico che sia un passaggio radiofonico, una recensione che sia una recensione, qualcosa che attiri l'attenzione su me, per me sarà comunque complicato, ma a tutti i livelli, sarà sempre complicato, sempre, sempre, sempre. Perché stavo dicendo questa cosa? Mi sono scordato. Perché? Si parte dalla parte promozionale? No, mi sono scordato un'altra volta. Perché stavo dicendo questa cosa? Sono il leitmotiv. No, mi sono scordato proprio di che cosa stavo parlando. No, quantità e qualità. No, io ripeto, qualità delle date, voto qualità delle date sempre, a 200 euro, a 300 euro, a 400 euro sempre. In una prima fase vado in promozione a 200 o a 2000, non cambia niente, però io preferisco sempre passare in una prima fase a terzo i club che contano, perché logicamente uscire in pubblicazione con un calendario che prevede club di maggiore richiamo automaticamente vuol dire anche più pubblicazione sulle riviste di settore, vuol dire automaticamente più promozione in senso generale, e comunque suonare in luoghi d'Italia
in grandi città dove magari hai più facilità di riuscire a promuovere e avere seguito sugli eventi. Quindi io conto sempre la parte promozionale sulle grosse città, accoppiando tutto sempre agli showcase e alla parte promozionale. Sì, 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 sì. Secondo me sì. Magari sottolineando che No, cioè, penso di non averlo mai fatto. Io credo che sia un interesse dell'agenzia e dell'artista. Secondo me non si può pensare di stravendere su 365 giorni all'anno se esce un disco. E se esce un disco, tu in quel momento stai uscendo con un lavoro nuovo e devi dare la possibilità che venga masticato da tutti. Non ti puoi porre. Però lo devi. È buono secondo me farlo attraverso canali che sono tra virgolette di prestigio, cioè nel senso presentare un disco di una band a Roma piuttosto che a Lanciano, non me ne vogliono a Lanciano, dico Lanciano perché proprio che ce l'ho, dico a Ponza, va? A Roma piuttosto che a Ponza, è meglio, è sempre meglio. È logico perché dai più visibilità, hai l'opportunità con un disco appena uscito di puntare a maggiori fonti promozionali, sempre. Io appunto cerco sempre di accoppiare gli showcase negli store pomeridiani, che sono un altro momento secondo me ottimale per fare promozione e soprattutto per vendere il disco, e comunque va venduto in qualche maniera, se è inutile che lo fai. Quindi secondo me in una prima parte il tour va strutturato sempre in questa maniera. Quello che è Massimo, il bassista 99 post. E mi capita questo, quindi ho incominciato con i Simple Minds. Ti lascio immaginare i primi giorni di lavoro. Sì, sì, ma ci lavoro ancora oggi. Ogni band che si prende oggi parte da quello. Giuseppe è testimone. Ci sono band ancora oggi che prendiamo e che devono costare. In una prima fase con loro è inevitabile, sempre selezionate sempre soltanto via contest, selezionate nel senso, per parte della vostra agenzia. Prima hai parlato, no, dell'esempio di vedere via live direttamente. No, non sempre attraverso contest, però. Con questa agenzia segnalate, poi vai a vedere un concerto. Con l'agenzia con cui sto lavorando, loro hanno questo metodo di lavoro che è buono, che passa attraverso i contest che loro realizzano, e prevalentemente attraverso quello che loro individuano presunti nuovi, e quindi poi si va a decidere se lavorare o meno su un artista. In passato no, in passato mi è capitato pure a me personalmente, ripeto, io non sono un talent scout, ma mi è capitato moltissimo di vedere un gruppo e magari provare a contattarli, provare a scommetterci, provare a lavorarci sopra. In molti casi è andata malissimo, in tanti casi è andata bene, però si è provato. Di gruppi che dovevano essere lanciati me ne sono passati molti per le mani, ma ti ripeto, non è detto che questo sia. E qual è il massimo dei gruppi che gestisci? Cioè tu per esempio, quante ne hai più o meno? Mediamente ho sempre lavorato su mai più di 3-4 gruppi. Poi determinate agenzie magari si prendono tipo 12, 13. No, vabbè, ma ci sono agenzie, la stra maggioranza dei roster delle agenzie riporta dai 15 ai 300 artisti. Cioè se tu vai su. Ci sono alcuni artisti che non. Ci sono alcuni artisti per i quali hanno organizzato un concerto in vita loro e se li sono messi in cast. Io c'avevo gli Alma Megretta in esclusiva e me li ritrovavo sui siti delle altre agenzie, perché magari in Veneto, quando un tempo Rotoms & Splash era importante, quando anche gli Alma Megretta erano band da Rotoms & Splash, in molti casi capitava che le agenzie vendessero, poi ti chiamassero, ma il promoter magari comprava da loro non sapendo che non stavano comprando dai titolari, e quindi spendevano sicuramente di più. Però insomma questo è sempre capitato. Però vabbè, si vedono oggi, se si fa un giro tra i siti e le agenzie, vedi, cioè, agenzie che c'hanno. È controproducente stare spesso cioè, 18 gruppi. Controproducente stare nelle agenzie grandi, lo dirò tutta la vita. Le grosse agenzie, senza remore, Live Nation. Che ha aperto una nuova sezione. E lo fa da anni questo. Io la rompo. Indice, la Indice, no, hanno aperto una, cioè non lo sapevo, era la ex Milano Concerti, hanno aperto questa sezione per i gruppi emergenti. No, cioè tu vai, sei la Indice, poi sei un gruppo da 300 euro, però sei la Indice ancora lo tira, però guarda che le grosse agenzie non lavorano sui piccoli gruppi, non l'hanno mai fatto.
Guarda, nel 2001, quando io racconto proprio aneddoti, nel 2001 quando si sciolsero i 99 Posse, Maria Meg ha deciso dall'epoca di approdare alle grosse agenzie. Io credo che dall'epoca lei abbia perso l'80% delle possibilità che ha avuto di suonare live, perché pochissimo. Ancora oggi le è uscito, se sono ben aggiornato, un disco credo neanche un paio di mesi fa, e comunque a calendario lei per l'uscita del disco ha portato, credo, non esagero se dico 7-8 date. Le grosse agenzie non hanno mai trattato, non hanno interesse a trattare con i promoter, le grosse agenzie escono a costi esorbitanti, quello è punto e basta, non gli interessa, perché non hanno il problema di rispettare gli accordi contrattuali che hanno con gli artisti, perché in una maniera o un'altra una grossa agenzia che lavora a Meg è la stessa agenzia che lavora a Bruce Springsteen. Gli basta un concerto di Bruce Springsteen per coprire le spese di tutte le Meg che c'ha sotto, e quindi le grosse agenzie non ti garantiranno mai, e non hanno i canali per poterti far suonare, perché è difficile che una Live Nation si confronti con la cantinaccia di Latina. Però la cantinaccia Latina è un club che intanto spende i suoi soldi e probabilmente non è il più bel club d'Italia, ma è un club che ti fa calendario e ti va bene così. Live Nation non si azzarderebbe mai a trattare con Ex Fadda per fare un concerto, perché Ex Fadda non ha il budget per parlare con Live Nation, per cui automaticamente tutti quelli che invece potrebbero e dovrebbero occupare spazi che sono socialmente più adeguati a questi musicisti, no? Perché Maria è più giusto che appartenga a uno spazio sociale piuttosto che a una struttura lavorata, piuttosto che andare a fare il Piazza Plebiscito e magari c'hai davanti a te 2000 persone, non te ne fai niente. E i risultati dei tour in moltissimi casi purtroppo si misurano dai numeri che tu fai, e quindi logicamente per i promoter sapere che Maria costa 100 ma che fa che incassa 1000 una, due, te ne passano tre, dopodiché non te la passano più. I costi sono sempre stati molto elevati, ma ho portato l'esempio suo, no, per l'amor di Dio. Maria è una grandissima musicista. È una grandissima musicista, è una persona che ha una testa avanti 300 anni. Secondo me sì, non ha mai portato poi in effetti grossi risultati a nessuno, ma io sto portando il suo esempio, mi permette di portare il suo esempio perché è una storia che conosco, ma non per giudicarlo. Ma in generale tutte le band che sono passate attraverso grosse agenzie si sono più o meno perse. Mi capita sempre di pensare negli ultimi anni, come episodio di Apre la Classe, un altro esempio che mi viene in mente, che comunque hanno lavorato per cazzi loro comunque in maniera abbastanza più normalizzata e lavorando molto, e quando sono passati in un'agenzia che ha un catalogo completamente differente, perché sono passati in un'agenzia che segue Teotocoli per intenderci, e le date sono scomparse. Apre la Classe non suonano da 3 anni penso, no, più o meno. E quindi poi magari hanno progetti paralleli o decidono di muoversi per una scelta propria, porto quell'esempio per dire che ci sono dei gruppi indie che secondo me restano indie, ed è giusto che lavorino con agenzie che hanno i veicoli per farli suonare. È inutile andare a ambire al mega contratto con... perché sì, magari ti pagano, ti danno quello che ti devono dare, a parte che non ti danno cose incredibili, ma ti chiudono il cassetto e là rimani, e a te non conviene. Cioè, per me la maniera migliore di fare musica è il live, non esiste nessun altro concetto di musica ora come ora. Per me è solo la musica è solo esclusivamente live, per tutto quello che è, perché l'economia gira attorno al live, perché la vendita dei dischi gira attorno al live, perché se sei un anno, due o tre o dieci... di litigare, sì. Io mando sempre, sono delle schede che sono complete di ascolti, audio e video. Se gli piace è buono. No, in genere guardano tutto, però io mo mi vanto di questa cosa, perché comunque mi rapporto con gente con cui parlo, non dire quotidianamente esagerato, però mi rapporto con gente con cui parlo continuativamente. Io entro la fine del mese inizio a lavorare a un tour che esce quest'inverno, e da ora in poi inizierò a rapportarmi con gli stessi identici 50 promoter con cui ho già parlato ad agosto scorso per iniziare a lavorare. E non risposte negative, non sempre mi possono agevolare, è chiaro.
In genere, ti ripeto, quelli che come dicevo, quando vado a strutturare il tour, lo strutturo in una prima fase soprattutto sulle città importanti, comunque sui capoluoghi, diciamo. E quelli più o meno rispondono sempre, ma perché è come se si facesse parte di un circuito di persone che in una qualche maniera si sentono continuativamente. E io già all'inizio dell'estate, quando ho parlato con il promoter di Bologna, gli ho iniziato a dire: poi tra 6 mesi dobbiamo fare questo, ok, poi ne parliamo. È un gruppo di persone che più o meno non è sempre consolidato. Io non sono nessuno, non è che ho una rilevanza nazionale tale, però comunque parlo con quegli stessi promoter che poi magari la settimana dopo hanno comprato i Subsonica a 40, 50, 60, 200, 3 milioni di euro. No, perché praticamente tu sei sempre di sei sempre. Sì, in genere si fa parte proprio di un circuito di persone che bene o male lavorano alla programmazione dei club e che sanno che Gabriele segue, che c'è quella gente di Napoli che segue in Obraino i management, c'è la gente di Bologna che segue Meg, c'è la gente di Milano che segue i 99 post, eccetera. E lavoriamo più o meno tra promoter, siamo sempre gli stessi. Poi ci sono quei finti momenti di incontri, sai, quelle fiere. Ci vediamo assolutamente. Io ci vado ogni tanto, ma non... Quest'anno sono stato al Medimex, bello per il Medimex quest'anno, è stato bello. Sì. Ma paradossalmente, quindi non per smontare il lavoro di Booking così, però come dicevi prima, forse la promozione è molto primo passaggio. Quanto è importante per te la vendita del prodotto? Proprio fondamentale. Quanto c'è stato all'interno o all'esterno? Ah. La differenza se è un gruppo emergente oppure se è un gruppo affermato per un disco nuovo di Leonardo, no? Comunque Gino ha già delle cifre No, innanzitutto l'ufficio stampa. Adesso c'è un gruppo, un ufficio stampa di Trento, esterno. Vabbè, intanto innanzitutto l'ufficio stampa, sei al primo, al secondo, al decimo disco, in qualche maniera sei sempre libero di scegliertelo. Se vuoi pagare, anche i cani che escono dal garage possono andare con Lunatic, perché preferiscono Lunatic, che è un ufficio stampa rispettosissimo, e devi avere il budget per andare in Lunatic e dire. Poi gli uffici stampa sono, come ti dicevo prima, per me è proprio pane, acqua e pane. Cioè per me, io se non ho un ufficio stampa... Assolutamente. Quanti non mi garantisce? In genere lo fanno 2-3 mesi. Però io non ho la garanzia, perché sono uno sconosciuto, che questi soldi poi portano dei frutti, che abbia un'agenzia senza inserire le fanzine, soprattutto quello perché le fanzine, perché però hanno il seguito, non ho il tatto di quanto seguito possa avere a parte di quelle nazionali, grosse, guarda, quando in genere quando si è lavorato a gruppi che incominciavano, erano gruppi di lavoro che incominciavano, non erano solo gruppi di musicisti, erano proprio factory. Quella è una cosa che secondo me aiuta moltissimo, perché come vi dicevo, proprio inizio tanto lo staff tecnico quanto il booking agent, quanto il management, quanto l'ufficio stampa. Cioè avere una factory come è stata la 99 in origine è una grossa fortuna, perché c'è il fattore motivazione, che è una cosa che tu puoi pagare tutti gli euro che vuoi, ma se non ci sta, non ci sta. Loro in genere ti garantiscono, cioè nel senso, una volta che tu chiudi un accordo con un ufficio stampa, che oltretutto è oneroso, perché non è che l'ufficio stampa ti costa poco, poi chiaramente proporzionalmente all'ufficio stampa, e in genere lavorano, ti garantiscono copertura su 2, massimo 3 mesi di lavoro, in genere su 2 mesi. E i risultati non sono mai garantiti, questo è inevitabile. Il lavoro di ufficio stampa è un lavoro su commissione. Loro chiaramente ti riescono a garantire qualcosa, perché sono uffici stampa, magari quelli più paghi, più sono uffici stampa inseriti, che ti possono dare in un certo senso qualche garanzia, te la danno, la recensione tua uscirà sempre. Però è chiaro che dal poterti garantire a te il pacchetto di recensioni, che invece riescono a garantire alla band che oramai si è affermato, questo è abbastanza impossibile, insomma. Anche se te lo promettono, cioè in origine quando ti arrivano i contratti degli uffici, o comunque le proposte di uffici stampa, tu dici vabbè, ho svoltato, allora pago, perché pago sicuramente. Poi chiaramente non è, ma lo stesso fanno le agenzie di booking.